Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio realizzare un video tutorial tutto nuovo che non ho mai realizzato. Sto parlando della torta diplomatica. Per la realizzazione di questo dolce, ho studiato, mi sono preparata, ho verificato che posso realizzarlo anche per l'intollerante al lattosio. Quindi vi lascio alla sigla. Che ci occorreranno per la realizzazione di questa ricetta sono pasta sfoglia, un pan di Spagna, crema pasticcera o nel mio caso crema di latte senza lattosio, della panna se la vogliamo aggiungere, ma è facoltativa. Io non so ancora se la utilizzerò perché sto per realizzarla qui con voi, e dello zucchero a velo. Vediamo. Per prima cosa cospargo dello zucchero semolato sulla mia base di lavoro, sulla quale adagerò il pezzo di pasta sfoglia. Continuo cospargendo altro zucchero semolato sull'altro lato della pasta sfoglia stessa. Con una forchetta la bucherello, in modo che quando sarà in forno non si formino delle bolle d'aria. Inforno la mia pasta sfoglia a 150 gradi circa e la tengo in forno per circa 10 minuti, al massimo 10 minuti. Ovviamente la cottura varia da forno a forno, quindi controlliamo sempre a vista che la cottura sia ultimata. Procedo ora con la composizione della mia torta diplomatica. Cospargo il primo rettangolo di pasta sfoglia con la crema al latte, la crema di latte, a cui non ho aggiunto poi la panna, è una semplice crema di latte, vi lascio il link su nelle schede informative, e pian piano adagio sulla crema di latte anche il pan di Spagna. Il pan di Spagna è molto soffice e quindi nel mio caso non dovrò inumidirlo, non dovrò bagnarlo. Metto sul pan di Spagna, cospargo il pan di Spagna con la confettura ai frutti di bosco. Ovviamente ognuno può scegliere la confettura che preferisce. Infine adagio sulla confettura l'ultimo strato di pasta sfoglia. Lo faccio aderire bene e raccolgo dai lati la crema che è fuoriuscita. Come ultimo tocco, una bella spolverata di zucchero a velo, che deve essere bella generosa. E voilà, ecco la mia torta diplomatica. La taglio in piccoli rettangoli e la servo su un piattino da portata. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!
Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video haul e oggi vi mostro quello che ho comprato da Calzedonia.